È vivo. E ha ancora la sua sfera. Non c'è nulla di male nella fuga, guardiano. Vigliaccheria e fallimento a parte, è un'ottima strategia. Non siamo fuggiti. Niente guardia porta ucciso? Certo, l'abbiamo ucciso e come? Spettro. Dobbiamo trovare il giardino nero. Che faccia? Non se l'aspettava. Non sanno nemmeno dov'è. Glielo diremo noi. Cerca nel guardiaporta e avranno la loro via d'accesso. Perché? Navigatore! Se muoiono, allora uccidili qui. Spesso, interrogandoci sulle ragioni altrui, scopriamo le nostre. La mia ragione è lealtà. Al popolo. Alla regina. E a una sorella. Allora procedi. Fa come chiedo. Triggered. Morto? Peccato. Un viaggio sprecato, mi spiace. Forse. Ma sono pieni di risorse. Vanno premiati. Nel nome del loro viaggiatore. Marte. 84 nord, 32 est, Baia Meridiana. Che riflessi. Ti ho dimostrato benevolenza, guardiano. Regale. Se mai gli insonni dovessero avere bisogno di un alleato, mi aspetto che tu sia solerte. Chi lessico forbito. Intende dire che sei in debito, guardiano. Capisco. Vostra grazia. Buona fortuna nella zona di interdizione. E buonasera ragazzi, bentornati in questo nuovo, benvenuti in questo nuovo nono episodio di Destiny. Le persone non sanno stare zitte, non è nel nostro DNA, noi parliamo. Ecco. No, in realtà tu stavi zitto, eravamo noi che facevamo il appunto. Zitto. È nel nostro DNA, non nel tuo. Vabbè, no. Vabbè. Allora, dobbiamo quindi andare su Marte a cercare di riparare questo l'occhio del guardiaporta Vex, se no non possiamo entrare nel giardino nero, distruggere tutto e fare boom boom boom. E quindi, iscriviti, ecco. Anche, okay, ovviamente. Spam. Ok, eccoci qui sull'atollo. Allora, prima di tutto andiamo a parlare con il tizio criptarca pelato del... Ma dove siamo sull'atollo? Sì, siamo sull'atollo. Sul maestro, maestro pelato de... È vero, siamo sull'atollo. Il criptarca brutto. Ah no, un'altra cosa. Ho due bracci. Ok, e andiamo a parlare con quella tizia laggiù in fondo, che si chiama Petra la Nutria. Quella è un'altra cosa. Quella è un'altra storia. Che ci dà la prima missione di Casa dei Lupi, ma che faremo più avanti. Perché parliamo adesso con Varix. No, se me lo confondo non sempre. Bisogna parlare con Varix. Sì, io ho parlato perché ma sì, mi porta a culo sto criptarchista. Mi danno tutte cose dei cacciatori lupi. E qua abbiamo il tizio delle prove di Osiride. Le prove di Osiride sarebbero tipo delle prove settimanali che sono cose belle. Sanno vabbè, tutti. Non è vero. Qui tutti quanti adesso non lo chiedo, il passare delle prove tanto non serve a niente. Qui tutti quanti mi rompono che vogliono cosa dei cacciatori lupi. Soldi. La mia droga no, è solo mia.
Ok, capisco. parleremo un'altra volta con Petra. Abbiamo fatto il giro di tutti quanti. Ok, e questa è la prima vera e propria missione. Intanto sono le 13. La prima vera e propria missione del Casa dei Lupi. Avete fatto tutti quanti? Aspetta un attimo, per No. favore. Secondo queste coordinate, l'ingresso del Giardino Nero è vicino alla città perduta di Libernia, che dal crollo è sepolta sotto la sabbia. A occupare l'area è quasi tutto Marte, ci sono i Cabal. La loro zona di interdizione è inespugnabile. E noi ovviamente non abbiamo niente di meglio da fare se non rompere le spalle ai Cabal. Diversamente magro. Il nero è a chilometri da qui. I Cabal controllano le comunicazioni orbitali. Se vuoi il tuo astore, dovremo entrare in uno dei loro bunker e disabilitare il sistema. Ok. Informazioni sui Cabal, 350 kg e altamente militarizzati. Distruggono ogni pianeta e ogni luna incontrino sulla propria strada. Giusto per sapere con chi abbiamo a che fare. Solo 350 kg, ma di cosa ci preoccupiamo? Matteo, non si sa per quale motivo no, non non mi si... sono smutato. Ecco, ma io infatti. Sono un quarto d'ora che parlo. Infatti vabbè, ho detto tanto, what is this? Sono morto. Ma qui mi dice luce consigliata 80. Io sono luce 13 là. Mi rianimate, gentilmonte. Oh, pace, veicolo abilitato. Mi stavo dicendo nel momento in cui ero mutato. Sì. Cosa che ci dovrebbero stava fare? Che su Destiny, essendo tipo quando sei una squadra da 2, da 3, vedi tutte e tre le navette che arrivano e lasciano tutti e tre i personaggi, non solo è vero, è in vero. Effetti si dovrebbe esatto. farlo. Però quella è, vabbè, quella è l'animazione, quindi non... E io laggo. Anch'io. Ah, raga, sei con me. Ah, pure. Lì c'è un Penevex. Ci vediamo domani. C'era un Penevex là in volante. Analizziamo un cestino volante. Scopriamo chi è il capo e prendiamo la sua chiave. È giusto, mi piace il suo modo di pensare. Sì, sì. Dov'è che sta il capo? Attento, ti spara. Ai, 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 ai. Attento che ti spara, morto. Mi sembra una filosofia di vita. Aiuto, aiuto. Auto consigliare, auto giocare a destra. Io pensavo a salvare Tommy. Sì, sicuro. È un bambino più bisognoso. Sì, infatti. Ma queste falangi non prendono danno! Ma sti psionici. Hanno uno scudo, sai com'è? Ma gli sparo in faccia e non prendono danno! Sì. Non ci credo. Perché io faccio così poco danno? Senti, mister ecco il capo, raga. Grazie, si levi. Dov'è il capo? È quello che non paga gli stipendi lassù. Io non ho pago, affitto. Bullizzalo, buzzillo. Bullizziamolo, bullizziamolo. No, vabbè, cioè, dai. Vediamo che la chiave funziona. C'è un altro avamposto Cabal vicino all'ingresso. Un altro. Che non bastava. Ma che noia, regà. Ha droppato qualcosa o no? Ma cosa ha droppato? Ma cosa ha droppato? Andiamo al secondo avamposto, va. Non spoilerare. Qui parte le spoiler. Qui parte lo spoiler. Braccio. Spoilerare. Qui partono le madonne. Me la ricordavo diversa. Scendete ragazzi, scendete. Volevi ucciderla? L'ho ucciso. Non è vero. Sì, invece. Where must we andare? Dov'è Tigre 1? Ma dove dobbiamo andare? Ecco. Qua ragazzi, dove state andando? Non so, mi dov'è sono il ferro? Mi sono tutto bloccato. Dov'è il ferro? Calma, oh. A penetrare la rete cognitiva dei Vex. È un sasso. O sasso. E anche con questa missione la si finisce.
Quindi non dovevamo... Raika 0, Cabal 1. Svegliare l'occhio del guardiaporta ed entrare nel giardino nero, dovremmo farlo tramite i cavalli. Ok, quindi questa era solo una missione preparativa per poi andare a mamma mia, risvegliare l'occhio del guardaporta. E andiamo al pinnacolo del giardino. Non spoilerare. Con la spallata caricata. C'è scritto il mio spoiler. Che emozione. No, è bellissimo il casco. Beh, volete mettere io il casco da terrorista? Io ho il casco da terrorista. Non potete niente contro il casco da terrorista. Sì, possiamo diventare franci. La base del Cabal appoggia su un pinnacolo Vex che si collega all'ingresso del giardino nero. Svincoliamo il pinnacolo dai Cabal e potremo caricare l'occhio. E colpiremo dove sono più forti. Prepariamoci a una guerra potente, una guerra potente, perché dobbiamo essere molto potenti e fare cose no, potentemente. Sì. Con 10 colpi gli tolgo metà vita. Bravo. Con un ricognizione. 10 colpi di ricognizione, un colpo. Ce ne ha 15. Come fai a ucciderli, scusa? No, oh, guarda a coltellino. Che hai detto che li uccida? Oh, psionico corrotto. Non è corrotto quello scemo di guerra. Ma ci sono che sgarzo. Ti ho ucciso quello là. The man who I shot with my granata. How to accoltellare the mamma people. Mia, l'hai vista? L'hai vista, l'hai vista? No, tu l'hai vista. Sì, no. Ho fatto tutta la missione sulla spallata caricata. La soddisfazione di essere per una volta dall'altro lato. È vero. Adesso ci pensi, è vero. Oddio. L'impero ha varcato il Rubicone. L'impero ha varcato il Rubicone. Com'è leggenda. Storia. Cheat, Giulia. Guarda, ma guardalo. Ma che cazzo. L'ho shottato in testa 3 volte col cecchino e gli ho tolto un terzo della vita che c'ha. Quello è il potere del Sacro Romano Impero. Oh, che cattiveria. Comunque sono a livello 18. Proprio così, ce lo dici. No, raga, c'è un colosso. Non è un colosso, è un centurione. Okay, ci sono. Show. È dall'altra parte di un'altra linea di difesa. Ecco. Evviva. Basta la linea di difesa. Ora lo sanno. Perché sono da solo, raga? Perché sono da solo nel rientro limitato? Venite con me. Mamma mia. No, questo mi è troppo peso. Oddio, no, non mi ha troppo raga. Preso. Raga. Raga, andiamo. Sta spawnando. Aiuto! Fuggi. Matteo, tu corri. Tu corri. Muoro. Non voglio morire. E invece no, si stava dissipando. Raga, ha fatto un 360 in uno scopo con la storia. Ti prego, clippa. No, perché la voglio sul mio montage. No. Sono cose da far vedere la gente, queste cose. Quante gente c'è qua fuori? Mi sa che c'è tipo 4 falangi, mi pare. Vabbè, nel dubbio io ho una tattica migliore. Io ho una super. Oh, Manny Paple! Mi devi droppare sotico, falange. What? Scomparso, vabbè. What's up, fan? Welcome back in another video. Yes, of course. Smetti di fare le stesse parlate. Yeah. Oh no, non volevo. Ho sentito boom. C'è il tizio brutto, sparalo. È morto? Sì, è morto. No. Ma il mio cazzo di fiacchino non sciotta. Ma perché? Ho la super. Sì, invece che devi sciottare. What is accadending? Ok. Parte la shift. Ah, mamma mia, visto? Stavo mettendo lo spettro. Adesso WhatsApp. Adesso WhatsApp. Ecco, è quello con il perfetto. Non lo siamo anche lì. Ci ha messo l'occhio in the book. Oddio.
Calma, calma, tu ce la siamo calmi. Siamo calmi. Calma, buoni. Tatte buoni, tatte buoni. Invece abbiamo rotto tutto, abbiamo rotto tutto. Si sta smontando tutto. Sì, sì, guarda adesso. Stai calmo. Oh mio non Dio. Non mi scaldate, raga, non mi scaldate, calma. Oh, buoni. Senti che sottofondo gasante. Lui spara. Sì, gasevole. Gassoso. Ma, sì, ma... è 2001 di sé nello spazio. Sì, sì. Aiuto, aiuto, aiuto. Sparatelo, sparatelo tutto. Oh, ma è immune. Affamaglio, ho spiegato la super per un immune. Ah, crepo! Ammazzatelo, per favore. Io no. Tra un po' io faccio più danno con l'automatico che col cecchino. È una cosa buona, dai. Insomma. Dai, non è tanto forte, non è tanto forte. No, è quasi morto, però. Uffa. In realtà fa schifo. Ah, va tirato un calcio pedievole. No, fermi, posso uccidere di spallata? Vai. No. Sì. Madonna, madonna, muori, muori, muori. No. L'hai filata tantissimo a te. È uscito di no scope, è uscito di no scope. No, 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 no. Sono morto. Lo uccidi. L'ha ucciso? Ok. Oh, vabbè, adesso teoricamente muoiono tutti, no? Ok. E abbiamo finito anche. Porca miseria, mi stacca il joystick malissimo. Abbiamo finito anche. Che sottofondo pesante che c'era, raga. L'ho detto. Parara. Ta. Ta ta ta. E arriva lui che canticchia cosa cosa. Non è una cosa a cosa destra, scemo di guerra. Oh, e abbiamo finito 19. Anche con questa missione. Quindi, io direi che per questo video può essere tutto. Se vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete, dite a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che siate bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, che come ogni video vi lasciamo in descrizione, anche al bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Aspetta, ciao! Aspetta. Ciao.